Siamo nel 2020 e ormai la tecnologia sta prendendo sempre più piede, ma in tutto ciò le scuole non riescono ad adeguarsi e non sono al passo coi tempi. Infatti, in molte scuole italiane ancora oggi non ci sono nemmeno le LIM quasi, o almeno se ci sono, sono pochissime e non vengono utilizzate nel modo in cui dovrebbero. Io credo che ormai ci sia bisogno di aggiornarsi e questo coronavirus ha portato a qualche cambiamento, anche se non nel modo in cui speravamo. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Volevo fare un'altra piccola precisazione prima di iniziare questo video, ovvero il fatto che mi sono svegliata circa mezz'ora fa e sto cercando di non perdere tempo, ma portarmi avanti almeno con il lavoro per quanto riguarda i video. Quindi se mi vedete con sta faccia è questo il motivo, e anche se mi sentite così. No, vabbè, se mi sentite così è anche perché sono raffreddata e ho il mal di gola. Non vi preoccupate, niente coronavirus, almeno per il momento. Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo qui in questo nuovo video perché, come avete visto dall'intro, voglio parlarvi della scuola che non si adegua alla tecnologia moderna. Ma andiamo con ordine. Siamo nel periodo in cui il coronavirus sta facendo tantissimo panico generale sia in Italia che non, e soprattutto qui si stanno prendendo delle misure precauzionali per cercare di contenere almeno in parte l'epidemia. Tra queste misure abbiamo la chiusura di tutte le scuole d'Italia fino al 15 marzo per il momento, ma potrebbe aumentare come potrebbero chiudere per tutto il resto dell'anno. Dipende ovviamente da come andrà avanti questa situazione. Fatto sta che ovviamente ci sono gli alunni che devono fare la maturità o chi deve dare l'esame di terza media, e è il caso mio e di mio fratello. Io devo fare la maturità mentre mio fratello deve fare l'esame di terza media. Quindi ovviamente non è possibile far perdere l'anno a questi studenti perché, ragazzi, sarebbe una gran, passatemi il termine, cazzata. Perché c'è, cioè, come fai? Cioè, io vengo a scuola, mi fai perdere l'anno a cause non mie, per cause di forza maggiore, e io mi trovo costretta magari a fare un altro anno, quindi è proprio impossibile questa cosa. Quindi molte scuole si stanno adeguando comunque all'uso della tecnologia per almeno fare qualcosa. Ebbene, in Italia le scuole, ragazzi, sono davvero arcaiche. Non abbiamo i mezzi tecnologici avanzati o comunque ciò che serve per poter fare questo tipo di lezione. Il più delle volte le classi virtuali, tra virgolette, che si stanno formando sono semplicissimi gruppi di WhatsApp dove le professoresse mandano i compiti, gli alunni li svolgono e li rimandano, cioè, vorrei dire. E questa per adesso è anche la situazione della mia scuola. Adesso non so l'evolversi della situazione, ma probabilmente non si riuscirà mai a creare un vero e proprio lavoro smart. E questa è una cosa che mi fa davvero incazzare, perché siamo nel 2020 inoltrato ormai e la tecnologia praticamente ha sempre preso più piede nelle nostre vite, e anche un semplice smartphone ce l'abbiamo tutti. Quindi io dico, cara scuola, perché ci devi far spendere 300-400 euro di libri che poi magari dopo 2 anni dobbiamo anche buttare, se esistono i computer o al massimo i tablet che noi possiamo acquistare facendo un investimento magari anche di 300-400 euro, appunto, che però ci durano nel tempo, che quindi anziché usarli solo per la scuola magari li usiamo anche per lo svago e ci adeguiamo comunque alle nuove tecnologie. Ci sono alcune scuole, non so se da voi lo fanno, che permettono di portare appunto i computer e i tablet, anche se non li dà la scuola, cioè li avete voi e li portate e fate lezione tramite i tablet o i computer. E secondo me sarebbe una cosa molto molto carina, perché io penso che avrei più voglia di studiare, perché magari non devo portarmi 5 mattoni così di libri che magari non ci entrano manco nello zaino, ma ho un semplice tablet o un semplice portatile e faccio tutto da lì, tramite gli ebook, tramite magari delle slide, tramite magari degli appositi programmi che esistono per comunque fare lezione a scuola. Quindi, con tutte le cose negative che sta portando questo coronavirus, almeno ha portato un'unica cosa positiva, che le scuole si stanno adeguando un pochino alle nuove tecnologie per cercare almeno in parte di risolvere questo problema per chi appunto ha la maturità o chi deve fare gli esami e non può rimanere fermo ad aspettare finché non passa il coronavirus. Ma la cosa strana è che ci è voluto veramente un virus per far smuovere le acque, sia per quanto riguarda la scuola e sia per quanto riguarda la salute in generale, perché la gente prima manco le mani si lavava addirittura. Cioè, io boh, non ho parole, sinceramente, non so in che società, in che mondo viviamo. Quindi, ricapitolando, io in questi giorni sto facendo lezione online, tra virgolette.
Ovviamente non è come una lezione faccia a faccia, però per esempio le mie professoresse, tipo la professoressa di francese e quella di italiano, ci hanno dato dei compiti. Ad esempio francese ci ha assegnato delle pagine dal libro, tipo come facciamo in classe, solo che invece di farle in classe appunto le facciamo online. Io le ho fatte su un documento Google in modo che io vi potesse mandare il link e lei lo potesse modificare direttamente, così che le correzioni comparissero automaticamente anche sul mio foglio. E quindi stiamo lavorando in questo modo con la professoressa di francese. Mentre la professoressa di italiano ovviamente non può interrogare, non può neanche spiegare, perché come fai a spiegare su WhatsApp? Al massimo in un vocale, ma poi chi cacchio se lo sente esattamente? Quindi ci ho dato un testo argomentativo, perché il testo argomentativo sarà una delle tracce d'esame, quindi magari è bene, insomma, allenarsi a scrivere. E quindi ci ha dato un testo argomentativo che dobbiamo svolgere e poi dobbiamo mandare svolto tramite posta elettronica. Sì, per adesso stiamo usando un po' WhatsApp e la posta elettronica come metodo di studio, insomma, come metodo di confronto. Però non appena ci saranno notizie ufficiali dalla scuola, dovremo scaricare tutti un'unica app dal quale poi caricare tutto il materiale, eccetera. La professoressa di storia dell'arte invece ci ha inviato delle slide per quanto riguarda degli argomenti di arte che abbiamo studiato, da integrare con le cose studiate dal libro, perché per chi non lo sapesse sto facendo il CLIL, quindi Content Language Integrated Learning, vale a dire che sto facendo storia dell'arte, invece che farla in italiano la faccio in inglese, fine. E poi infine c'è la professoressa di geografia che ci ha inviato dei video sempre da integrare con lo studio che stiamo facendo delle varie regioni, perché sì, al turistico si fa ancora geografia ovviamente. Quindi sì, per tutte le cose brutte che ha portato il coronavirus, almeno una cosa buona l'abbiamo, che le scuole si stanno adeguando, o almeno ci stanno provando. Quindi fatemi sapere se la vostra scuola ha formato le classi virtuali, oppure se magari già era virtuale, tra virgolette, cioè nel senso che aveva comunque adottato già da prima del coronavirus delle misure di studio magari smart. E quindi niente, fatemelo sapere nei commenti, perché sono molto curiosa di sapere la vostra opinione. Ovviamente sì, in Italia siamo messi un po' male con tutte le strutture eccetera, ma quelli sono altri dettagli. Purtroppo credo che si dovrebbe investire molto di più sulla scuola anziché altre cose, però lasciamo stare. E niente, io spero che questo video che parla del coronavirus e di come le scuole si siano adeguate al coronavirus vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!